A parte questo, per quanto riguarda i giovani e la partecipazione, io penso che un modo per far partecipare i giovani alla politica attivamente è veramente ascoltarli. Per esempio, se i giovani partecipassero ai consigli comunali, se fossero fatti orari dove i ragazzi possono partecipare, possono incontrare i politici, possono dire quello che pensano. Alcuni partiti lo fanno in realtà, ma sicuramente se i giovani si sono allontanati è colpa nostra, anche mia, perché appunto io faccio parte di un'altra generazione. Anche se anch'io ho militato, ho iniziato prestissimo a fare politica, una politica diciamo degli estremi, sinistra ovviamente, però anch'io sono stata diciamo non presa in considerazione per quello che facevo, perché ero piccola, ero donna e poi ero del sud, quindi ancora peggio, però so cosa significa. Ma ai miei tempi i ragazzi avevano degli ideali, che fossero stati di destra o di sinistra. Io mi ricordo che ci confrontavamo senza litigare, noi si parlava, si era amici anche, si parlava, si confrontava e comunque sognavamo, perché noi sognavamo un futuro diverso, cioè noi avevamo la forza e la passione che oggi non è che i ragazzi non ce l'hanno, perché il ragazzo ce l'ha per forza dentro di sé la passione. Dobbiamo solamente riscoprirla, dobbiamo dare i sogni ai ragazzi, dobbiamo aiutarli a credere che insieme loro e noi insieme a loro possiamo cambiare. Ma tutti, cioè quando io parlo di benessere, io non parlo dei soviet, io parlo di un benessere comune, perché non è giusto che ci siano persone che oggi in maniera indegna non riescono ad andare avanti, persone che hanno lavorato tutta la vita e ci sono pensioni da 90.000 euro che non si toccano, non si sa perché, quando si toccano quelle minime vengono toccate come se niente fosse, no? La gente ha diritto di stare bene, non di fare la fame, non di essere umiliata. Almeno normale. Gli anziani di oggi sono persone che hanno lavorato, che hanno passato anche delle cose terribili nella loro vita, no? Le hanno superate. Ascoltiamo i giovani, ascoltiamo gli anziani, cerchiamo di stare tutti bene. Io parlo di etica come benessere. Brava signora, spegniamo la televisione e iniziamo a parlare con gli altri. Certo, io credo nella brava. Magari, forse se si spegnesse davvero, se ritornasse nelle piazze a parlarci, ma anche con i vicini di casa, anche, cioè siamo diventati in quella che qualcuno ha chiamato la società liquida, no? È vero, noi siamo diventati denaro. Il nostro tempo è denaro. Qualcuno ha uscito questa frase che è stata deleteria per tutti. La nostra vita non è denaro, la nostra vita è sacra. Abbiamo il diritto di vivere con gioia, di vivere bene, di stare bene insieme, tutti. Di non essere più noi e voi, di essere tutti insieme, tutti partecipando.